La Sicilia e la Sardegna sono le più grandi isole del Mediterraneo. Possiedono un profilo geologico differente, ma hanno in comune aspetti faunistici e botanici di rilievo. Una pianta molto particolare accomuna le due isole. È la Capparis spinosa. Si trova anche in altre parti del mondo e lungo le coste di tutto il Mediterraneo, dall'estremità occidentale, dove si incontrano Marocco, Spagna e Gibilterra, e in paesi come Turchia, Egitto e Israele, situati sulla sponda opposta, a oriente di questo grande mare. In Italia, se escludiamo le regioni che contano solo qualche raro esemplare, la ritroviamo solamente in Sicilia e in Sardegna. Nell'area sicula, la pianta del cappero abbonda esclusivamente nelle isole di Pantelleria e di Salina, in terra sarda solamente nel Cagliaritano, un'area distesa al centro del vasto e bellissimo Golfo degli Angeli. Per la città di Cagliari è quasi un simbolo. La troviamo praticamente ovunque. Le alte murate della città antica sono letteralmente coperte da questo arbusto dai rami penduli. Oltre ai vecchi muri delle aree antropizzate, la natura rupestre di questa pianta può essere apprezzata negli spazi aperti di Tuvisceddu, dove si trova la più vasta necropoli punica del Mediterraneo. Cresce e si adagia anche tra i gradoni dell'anfiteatro romano e nel fossato perimetrale del castello bizantino che domina il colle San Michele. Nelle immediate vicinanze di Cagliari si trovano diversi paesi, anch'essi molto antichi, tra questi Selargius, l'unico della Sardegna a coltivare nelle sue campagne da circa due secoli le piante dei capperi. Tuttavia questa piccola economia era praticamente scomparsa. La difficoltà di meccanizzare la produzione la rendeva insostenibile. Troppo lavoro e poco guadagno. Ciao Jess! Nonostante questi presupposti, da circa un decennio, Marco ha deciso di ripristinare questa vecchia usanza paesana e ha iniziato nuovamente a prendersi cura delle piante dei capperi. Oggi le cose non sono cambiate. Ancora tutto avviene manualmente, ma la passione e la responsabilità di mantenere in vita il tradizionale cappero selargino costituiscono un forte incentivo. La raccolta inizia nella tarda primavera e prosegue per tutta l'estate. Per tutta la stagione, a partire dal mese di maggio, abbiamo raccolto i capperi giornalmente, raccogliendo i capperi di 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni e 5 giorni, mentre arrivati oramai a fine stagione, a fine luglio, lasciamo sulla pianta i capperi di 5 e di 6 giorni, di modo che fioriscano, perché il cappero grande arrivato a un certo punto fiorisce e da questa parte poi del fiore si avrà poi il futuro capperone, che arriverà dopo circa 10 giorni. I boccioli crescono sul ramo in maniera ordinata giorno per giorno e devono essere colti entro il quinto giorno, altrimenti la bacca scoppia, si apre e diviene un bellissimo fiore. In Sardegna le temperature estive sono piuttosto elevate
e gli isolani, insieme ai turisti, trovano refrigerio nelle spiagge e nel mare dell'isola. Marco e altri piccoli coltivatori di capperi evitano le ore più calde della giornata. Per la raccolta sfruttano le ore serali, sicuramente più sopportabili, e lavorano fino a quando a illuminare la scena non è più il sole, ma la luna. Per ottenere un buon raccolto è necessario iniziare a lavorare molti mesi prima, quando le fredde temperature dominano le campagne. Marco, insieme a suo padre, pota le piante manualmente, una per una e in modo accurato. Questa operazione è determinante, in quanto il cappero fiorisce solamente sui rami nuovi, nati e cresciuti in quella stagione. La potatura è solo la prima operazione da compiere. Poi, nei mesi successivi, arriva il momento di pulire il terreno circostante, smuoverlo e prepararlo ad accogliere la calda e secca stagione. Le piante vengono coltivate su filari, caratteristica che le differenzia da quelle curate in Sicilia, lasciate crescere a terra e in modo casuale. Arriva la primavera, la natura si risveglia e regala colori, profumi e sapori trattenuti dal breve inverno isolano. Compaiono i primi capperi. È arrivato il tempo di iniziare la raccolta. La pianta del cappero è molto resistente, ma alcuni insetti costituiscono un problema. Una parte del raccolto viene danneggiata dalle mosche. Questo significa ottenere una minore quantità di capperi. Tuttavia, Marco ama coltivare col sistema biologico, rispettando i cicli di vita naturali. La presenza di numerosi insetti utili, come le api, le coccinelle e diversi altri, è la conferma di tale sistema produttivo. Infatti Marco non utilizza pesticidi, è disposto a perdere una parte della produzione piuttosto che esporre i capperi e coloro che li mangeranno a sostanze chimiche tossiche create per uccidere i parassiti. Dopo la raccolta, i capperi devono essere lavorati. Una volta lavati per eliminare la polvere, si inizia la cernita e la ripulitura. Vediamo se ci sono colpi estranei. Si inizia la suddivisione per calibro, in quanto i medi vengono utilizzati poi in cucina e vengono anche cotti, possono anche essere cotti. I piccoli invece possono essere usati sia a crudo, quindi fine cottura, tengono una leggera cottura, oppure abbiamo i piccolissimi che vengono utilizzati per guarnire oppure piatti molto delicati da fumo. I freschi boccioli adesso devono maturare. Per la trasformazione si utilizzano i conservanti conosciuti e apprezzati fin dagli albori della storia umana, l'aceto e il sale. Nel Cagliaritano sono sempre stati elementi di facile reperibilità. L'area è ricca di vigneti, di stagni e di saline. Cagliari si trova proprio nel mezzo di questa vasta e importante zona umida che trae vantaggio dalla sua vicinanza col mare. A est della città si trova il grande stagno di Molentargius, famoso per le numerose specie di uccelli che qui vivono e per la presenza in primavera di circa 20.000 coppie di fenicotteri rosa che si riproducono e allevano i loro piccoli per tutta l'estate. Del sistema Molentargius fanno parte anche la lunghissima spiaggia del Poetto e le saline retrostanti, da decenni purtroppo inattive, ma utili per l'avifauna. A ovest della dorsale collinosa che ospita Cagliari si trova il grandissimo complesso lagunare di Santa Gilla.
utilizzato per la pesca e per la produzione di ottimo sale. Per eseguire la salatura, Marco sfrutta il sale locale, prodotto e utilizzato praticamente a chilometro zero. La salatura avviene a secco. Nel contenitore alterniamo uno strato di capperi e uno strato di sale. Da qui parte la sua stagionatura, che durerà non meno di 2 mesi. Un'operazione molto importante in questi giorni è quella di girare quotidianamente il contenuto per far sì che gli strati si mischino bene. Dopo alcuni giorni inizia il processo di stagionatura e vediamo che il sale inizia il suo lavoro estraendo l'acqua di vegetazione dal cappero. Se questa operazione non fosse fatta bene, l'acqua renderebbe il cappero amaro. Infatti noi procediamo con diversi cambi di sale a secco sino ad arrivare a un prodotto finito dove l'acqua è completamente assente. Il cambio del sale avviene ogni 2-3 settimane circa. La raccolta e la conservazione avvengono tutti i giorni e finalmente, dopo 2 mesi, i primi capperi sono pronti per essere utilizzati. I capperi stagionati dal sale sono particolarmente adatti per condire non solo la pizza, ma anche i piatti a base di pesce e le insalate. Nel Cagliaritano, un'insalata particolarmente apprezzata è questa a base di ortaggi, olive, pecorino fresco, tanti capperi e un'abbondante innaffiata di un buon olio extravergine di oliva. Grazie, mattina. Bellissimi. Ci vediamo, ciao, buon lavoro. Grazie, adesso facciamo il gelato. Qualcuno utilizza i capperi freschi appena colti per unire gusti e alimenti mai accostati prima, come nel caso dei boccioli della pianta del cappero e il gelato. I capperi vengono prima caramellati e poi aggiunti al composto che produrrà una vera delizia, il gelato al cappero. Quello che nel passato era un piccolo paese, oggi è una vivace cittadina che ancora custodisce le vecchie tradizioni. Alcuni abitanti ancora coltivano una piccola vigna nelle campagne di Selargius e nelle cantine delle loro case preparano il vino e l'aceto. Ormai su litro è Casibreno, questo è una bella gedu. Questo se vedi, può condire, può fare su conilla su chitto. Questa gedo è un gedo buono, saporio e profumato. Con orgoglio il nostro contadino vanta il suo aceto e ne ha ragione, infatti è gustosissimo. Una parte la utilizzerà per la conservazione dei capperi, una tradizione ancora praticata in questo paese della Sardegna. Anche Marco, fedele alla tradizione, lascia maturare una parte dei capperi con l'aceto. Questi si usano solitamente per cucinare la selvaggina e le carni in genere, ma nel Cagliaritano, da secoli, il sapore dei capperi con l'aceto è associato prevalentemente al coniglio a succhittu. La carne viene imbevuta di malvasia e lasciata marinare per un giorno intero. In padella, dopo aver messo dell'olio d'oliva, si mette la carne marinata con la malvasia. Quindi si aggiungono un paio di spicchi d'aglio e un'abbondante gettata di cipolle e di carote. Si aggiunge anche una manciata di pomodori secchi e una piccola quantità di prezzemolo.
La padella viene messa sul fuoco e dopo alcuni minuti riceve ancora un'abbondante innaffiata di malvasia che contribuirà a ottenere il sughetto che dà il nome a questa pietanza, il succhittu in lingua sarda. È arrivato il momento di aggiungere i nostri capperi sotto aceto. Per non mischiare i sapori, Claudio li spreme manualmente per renderli più delicati al gusto. Finalmente è pronto il nostro coniglio a succhittu, il piatto tipico di Selargius, ma apprezzato in tutto il Cagliaritano. Lasciamo la Sardegna. Ci spostiamo di circa 300 km verso sud-est, dove si trova l'altra grande isola italiana, la Sicilia. Raggiungiamo l'arcipelago delle Isole Eolie. La nostra meta è l'isola di Salina, facilmente riconoscibile per i due coni vulcanici che la distinguono dalle altre. Quest'isola è chiamata Salina per la presenza di un piccolo stagno utilizzato anticamente per ricavare il sale. Questo prezioso elemento ha uno stretto legame con i capperi che, insieme alla malvasia, sono le specialità dell'isola. La presenza dei capperi nelle coste del Mediterraneo è antichissima, ne parla perfino la Bibbia. Anche Aristotele, Ippocrate e Plinio il Vecchio fanno riferimento a questo arbusto perenne e ai suoi boccioli, impiegati sia in campo alimentare che medico. Nel mese di maggio, anche qui nell'isola di Salina, la pianta fiorisce. Scoppiano le bacche e i grandi fiori bianchi ornano i lunghi stammi purpurei. La raccolta dei capperi viene ancora effettuata a mano, con le tecniche di una volta. Il lavoro inizia alle prime luci dell'alba e continua per alcune ore, fino a quando si riesce a sopportare la forte calura che sale implacabile. In molti casi, fra pendenze del terreno quasi impossibili da affrontare. Sono queste cuconce, guarda che sono belle, sono belle oggi, belle tenere. È bello stare lo frisco però, cavo frisco sotto peso di peretti, andiamo però, perché faccio caldo. Fa troppo caldo oggi. Trascorsa la parte più calda della giornata, la raccolta dei capperi riprende al calar del sole, quando sull'isola soffia la leggera e piacevole brezza marina. Durante il giorno, in vari punti dell'isola, vengono lavorati i capperi e i capperoni, qui chiamati cucunci. Anche queste fasi avvengono in maniera artigianale. Non ci sono le macchine che sostituiscono l'uomo e, sebbene si proceda più lentamente nella produzione, tanti hanno da lavorare. Questi cucunci, guarda, se le prendiamo così, poi si devono tagliare i tronchi, si devono i gambo e si devono salare. Si mettono sotto sale o sotto aceto. Passando 2 o 3 mesi tu li puoi, li sciacqui sotto l'acqua fresca e li puoi mangiare. Puoi mangiarli e bere un bicchiere di vino. Anche qui in Sicilia, periodicamente, si elimina il vecchio sale, che ha già fatto il suo lavoro catturando l'umidità, e si procede alla nuova salatura. I capperi freschi,
appena colti, vengono prima suddivisi per calibro, poi ricevono la prima salatura. Di tanto in tanto dovranno essere mossi per distribuire in maniera uniforme l'umidità che possiedono. Ogni tanto li spostiamo per non farli asciugare, se non si asciugano troppo diventano secchi, e poi facciamo un bel vulcano come il vulcano delle nostre isole Eolie. Sul versante opposto di questo cono vulcanico si trova Pollara, un piccolo paese che si affaccia su una splendida baia, famosa per essere stata il set naturale del film Il Postino. In questo scenario, incastonato tra la montagna e il mare, ornato dalle piante dei capperi, incontriamo Maurizia e i suoi sapori eoliani. Tra le sue specialità spiccano i capperi canditi e la marmellata di capperi. La preparazione dei capperi canditi è piuttosto lunga. Nel pentolone si mettono lo zucchero, la malvasia e i capperi che sono stati precedentemente dissalati. Per ultimo si aggiunge l'acqua e dopo un'abbondante mescolata avrà inizio la lunga cottura sul fuoco. Il cappero candito richiede una lunga preparazione. Adesso io controllo la consistenza dell'acqua, non è ancora pronta perché deve diventare più solida, tipo il miele. Durante la cottura dei capperi canditi, Maurizia ci mostra anche la preparazione della marmellata di capperi. In questo caso utilizza i capperi grandi insieme al succo di limone, zucchero in abbondanza e all'immancabile malvasia dell'isola di Salina. L'impasto, dapprima molto denso, ben presto si scioglie ed è pronto per andare sul fuoco. Vedi com'è cambiato il colore dei capperi dopo un'oretta che è in ebollizione? Qui invece, adesso, facciamo sciogliere lo zucchero, poi con il mini peeler andiamo a tritare questi capperi e li facciamo andare per un'oretta circa e poi facciamo la classica prova del piattino e allora la nostra marmellata sarà pronta. La cura e le attenzioni che Maurizia riserva ai suoi prodotti sono possibili perché si tratta di piccole produzioni artigianali. Ecco, adesso andiamo a fare la classica prova del piattino, vediamo se la nostra marmellata è pronta. Ne versiamo un pochino in questo piatto, aspettiamo un attimino. Ecco, la marmellata non scivola e allora vuol dire che è pronta e possiamo andare a fare invasettare, fare i nostri vasetti. I capperi, insaporiti dal profumo del mare e trasformati in una dolce marmellata, divengono straordinari, accompagnati ai bocconcini di formaggio. Anche i capperi canditi, unici per le note di gusto che possiedono, quando vengono associati ad altri sapori, rilasciano tutta la bontà e la fragranza tipiche dei prodotti genuini. I nostri capperi canditi, che noi chiamiamo dolce emozioni, si prestano sia per il dolce che per il salato. In questo momento io sto preparando dei crostini con della ricotta fresca e li guarnisco con i capperi canditi. Però possono essere usati in cucina anche su una tagliata di pesce, su una carne o semplicemente per guarnire dei dolci. I sapori eoliani hanno un loro significato perché nascono in un contesto isolano dove non tutto si può avere. Di conseguenza, le attenzioni e le cure sono riservate alle produzioni tipiche e alla loro valorizzazione. I capperi, per esempio, sono presenti ovunque, sui cibi di terra
e su quelli di mare. Talvolta li ritroviamo in forma di bacche, di germogli, oppure di boccioli in fioritura. Addirittura è iniziata anche la produzione di una gustosa birra locale al cappero. Particolarmente apprezzate sono le fresche insalate estive. Qui nelle Isole Eolie, in particolare a Salina, facciamo un'insalata tipica, fatta con patate lesse, capperi, cetriolo, pomodori, cipolla, origano, basilico e olio. L'isola di Salina non contiene soltanto prodotti gastronomici d'eccellenza. Qui si possono osservare anche bellissimi scenari naturali, parte di un contesto ambientale unico. Due grandi montagne e una vallata che le unisce, e tutto intorno il mare e le altre isole, collegate le une alle altre da tante imbarcazioni che navigano incessanti in questo mare. La montagna meno alta, chiamata Monte dei Porri, supera gli 850 metri sul livello del mare, mentre la sua gemella verde e ricca di vegetazione, con i suoi quasi 1000 metri, è anche la vetta più alta di tutto l'arcipelago delle Isole Eolie. Il suo nome, Monte Fossa delle Felci, lascia intuire quale possa essere la natura bellissima e selvaggia che ricopre questo cono vulcanico in bivico tra il cielo e il mare. Lungo il percorso che dalla valle conduce in vetta, incontriamo Elio, preziosa guida del parco e appassionato protettore della sua isola. Numerose persone amano scoprire la natura di questo arcipelago siciliano e dell'isola di Salina. Adesso prosegui per Monte Fossa delle Felci. Mm-hmm. Ti fai tutto il giro del cratere, okay, che è tutto veduto, è bello, si vede Lingua e tutte le isole da là. Qua finisce la strada, che è meraviglioso, perché c'è il mare sotto. Torni indietro, la prima stradella che trovi, te ne torni verso Val di Chiesa. Ok. Sulla parte più alta della montagna, all'interno del cratere, si trovano i castagni. Situazione questa che quasi ci fa scordare di essere sul mare. L'isola di Salina non è molto grande, ma neppure piccolissima. Ovunque si scorgono i segni del tempo e la natura vulcanica di questa terra. A valle, fra le due montagne, si trovano i vigneti con i quali si produce la prelibata malvasia isolana. La presenza sull'isola di ben 7 vulcani permette di ottenere vini pregiatissimi, molto minerali e anche un po' salati. Quest'anno avremo un bel prodotto, la malvasia ha una bella stagione. Salvatore è uno dei produttori locali. Nella sua cantina tutto sa di antico. Qui custodisce i sapori dell'isola. Ecco, vedi che deve avere dei colori molto dorati, no? Buona, sento l'odore dell'isola, della nostra terra, i sapori. È vero, infatti c'è tutta la natura di Salina qua dentro. Insieme ai vigneti cura le piante dei capperi, molte delle quali crescono spontanee sui vecchi muretti a secco. Qui ci svela un altro modo di cucinare i teneri boccioli. Con i capperoni che stanno quasi germogliando, noi li utilizziamo per fare i capperi fritti, che quando li butti nell'olio praticamente si sbocciano un pochetto e diventano croccanti come che i buone, fiori di zucca, si può dire, o altre cose. Il cappero è, diciamo, l'unica pianta che viene piantata per mangiare i fiori
e i boccioli. I germogli, i fiori e i cucunci vengono sempre più utilizzati per la preparazione dei cocktail a base di cappero. Ovviamente devono essere utilizzati freschissimi, appena colti, condizione che impedisce un'ampia diffusione, soprattutto lontano dalle isole dove i capperi crescono. In questa bella struttura, ai piedi delle montagne e affacciata sul mare, incontriamo Martina, una chef stellata che, grazie alla passione ereditata dal papà, ama la cucina italiana in tutte le sue forme. Ma per i suoi clienti qui a Salina, cucina anche i prodotti tipici di questa terra, fra questi anche un gustosissimo gelato al cappero. Potrebbe apparire tutto così semplice, ma in realtà non lo è. La scelta degli ingredienti, i dosaggi, l'alternanza delle temperature di cottura e di congelamento, dei quali non svegliamo tutti i dettagli, sono gli elementi che conducono ad un prodotto unico, dal sapore creato ad arte, sebbene si tratti di un semplice gelato. Dopo aver tritato e filtrato il composto, otteniamo il nostro gelato caldo. Adesso andrà in congelatore a meno 24 gradi, poi verrà mantecato e dopo un certo tempo ecco il gelato freddo, pronto per essere impiattato e servito. I capperi, questi prelibati boccioli, sono davvero un dono prezioso che dalla terra arriva nelle nostre tavole per unirsi ad altri sapori, per esaltarli e accompagnarli. La prossima volta che gusterete una fumante pizza coi capperi, non potrete fare a meno di pensare alla Sardegna e alla Sicilia, a queste generose terre, le isole dei capperi. Thank you.